Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di French Touch e per farlo siamo in collegamento da Milano con il dottor Uberto Giovannini, che è il direttore sanitario della Rigenera Clinic di Milano. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera Nina, grazie per l'invito e buonasera ai nostri telespettatori che ci seguiranno in questa excursus di un italiano che ha portato la sua eccellenza in Francia per poi riportare l'eccellenza francese in Italia. Dottor Giovannini, e noi ne siamo veramente lieti. Io inizierei subito spiegando che cosa è la French Touch. Allora, la French Touch, diciamo che noi conosciamo la French Touch dal punto di vista musicale, che è la French Touch di David Guetta, che è un filone artistico dove si parla di una musica in un certo senso di un modo di vivere molto in armonia, molto, molto cool, e ispirandosi a queste tendenze un'equipe di chirurghi plastici estetici francese ha coniato un po' il termine French Touch per quello che sono certi canoni di chirurgia estetica. Io ho avuto la fortuna di poter lavorare durante 18 anni in Francia e di essere entrato appunto a far parte di questo gruppo della French Touch francese, anzi scherzando all'ultimo congresso che ci siamo visti a Parigi prima del lockdown, dicevano che io ero l'ambasciatore della French Touch in Italia, e la filosofia è proprio questa, di fare una chirurgia estetica elegante, molto nei dettagli, ispirato un po' ai grandi couturier francesi, quindi dove si fa una chirurgia su misura e ogni intervento è studiato e personalizzato per ogni paziente, un po' all'opposto delle catene di montaggio, dei mass media, della chirurgia volgare, dove si usano protesi troppo grandi, filler troppo importanti, dove non si va a snaturare la persona e si perde anche il dettaglio che dà invece la bellezza e la ricchezza di una chirurgia molto più fine. Facendo un po' un paragone, è come dire, imbianchiamo un muro, usiamo un rotolo, e c'è la famosa pubblicità, grande muro, grande pennello, mentre qui è come nella pittura olio, dove si usano pennelli molto fini, dove si prende il tempo minuzioso per andare a creare un quadro molto più armonioso. Quindi dottore, su misura per ogni tipo di cliente, di paziente, per ogni tipo di donna. Già lei ci ha anticipato quindi che la French Touch nasce in Francia. E perché? Perché nasce? Allora, nasce in Francia per due motivi. Uno, la Francia resta una delle più grandi scuole anatomiche a livello della medicina. C'è proprio uno studio di tutti i distretti anatomici, e per quanto riguarda la parte estetica, anche sul discorso dei filler e della chirurgia, si sono andati a valutare e analizzare le diverse compliance dei tessuti, il loro funzionamento, il loro modo di comportarsi una volta stimolati o una volta trattati. E in più c'è anche il discorso che la Francia ha rappresentato sempre un po' questo discorso di alta moda, di queste donne che hanno una certa indipendenza, una certa eleganza, ma che accettano l'invecchiamento senza snaturarsi, un po' all'opposto, se vogliamo, di quello che è la caricatura americana, dove invece c'è sempre la ricerca di una risposta chiassosa, una risposta quasi un po' volgare, dove c'è il concetto big is better, mentre in Francia il principio è proprio quello di avere una chirurgia dei dettagli, dove quando una persona fa un lifting non sembra che abbia fatto un lifting, ma sembra soltanto che sia più luminosa, più radiosa, più riposata, dove le pazienti hanno quindi un'immagine elegante, accurata nei dettagli, e mandano irradiano un'energia di benessere e di equilibrio, opposta invece a delle pazienti che hanno perso tutti i dettagli delle loro espressioni, hanno perso tutta l'eleganza, della finezza di quello che può essere un volto o una silhouette. In effetti, dottore, come dice lei, nell'immaginario collettivo la Francia è il simbolo della classe, dell'eleganza, della finezza, mentre purtroppo l'America è un po' il simbolo dell'eccesso, se vogliamo. Quindi lei è stato a lungo in Francia? Sì, sono stato 18 anni
ed è stata un'esperienza sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale molto arricchente. Diciamo che il vantaggio l'Italia e la Francia abbiamo, infatti si dice che siamo un po' i cugini, quindi c'è un patrimonio genetico comune, però poi c'è un modo di declinare le visioni un po' diverse e trovo che aver potuto coniugare le due visioni per me mi permette oggi di offrire una proposta, come si potrebbe dire, una salsa francese ma rivisitata al gusto italiano, quindi proporre ai pazienti alle pazienti e ai pazienti italiani la finezza della French Touch, ma adattato ai sapori dell'Italia, quindi alle nostre voglie italiane. Dottor Giovannini, qual è l'intervento più popolare? Allora, gli interventi più popolari, diciamo, a livello di French Touch sono molto gli interventi che impattano a livello del viso, che abbiamo appunto tecniche di lifting, ma lifting molto dolci, dove si rispetta completamente l'armonia del paziente, dove si vanno soltanto a togliere le stigmate che danno un viso triste o un viso stanco, per dare soltanto un viso radioso e riposato. Dopodiché, forte di questa esperienza in Francia, io ho messo a punto una tecnica, rientrando qui in Italia, su pazienti più giovani, dove vado a intervenire soltanto a livello della regione del viso, ma ancora meno aggressiva, con l'utilizzazione magari eventualmente anche di sonde laser, per andare a ridisegnare l'ovale, la parte cervicale, e andando soltanto a modificare qualche piccolo dettaglio, il viso trova un modo molto più radioso e molto più armonioso di essere. Vediamo il video. Esatto, questa è proprio la tecnica che vi spiegavo. Vedete, si vanno a identificare nel preoperatorio i difetti che appesantiscono un viso, che lo rendono meno radioso, meno luminoso, e poi praticamente senza cicatrici si va a intervenire e vedete come si va a ridisegnare, dando un'armonia molto più classica e molto più seducente. Quali sono i nuovi trend della French Touch? I trend della French Touch sono di più possibile di evitare di utilizzare delle protesi aggressive, quindi si vanno verso delle protesi molto naturali con dei gel che si comportano quasi praticamente come il tessuto ghiandolare. Eventualmente si associano anche l'utilizzazione di questi tipi di protesi con l'iniezione del grasso, quindi quello che si chiamano tecniche ibride. Sempre di più, quindi si mischiano interventi diversi per arrivare a una certa armonia. E l'altra cosa anche molto importante nelle novità degli interventi, questo ci tengo a dirlo perché in Italia sono stato molto sorpreso dell'attitudine diversa rispetto alla Francia, sulle protesi mammarie in Francia c'è proprio una regola di informazione ai pazienti, dove il paziente è informato prima dell'intervento della durata di una protesi che non è a vita, che deve essere controllata regolarmente con un'ecografia e che dopo 12-15 anni deve essere considerata usurata e sostituita. E questo effettivamente la Francia si pone come paese pioniere per anche i rischi legati all'utilizzo di protesi mammarie per una chirurgia molto più sicura. E rientrando in Italia mi sono accorto che ho praticato molti interventi di sostituzione protesi in pazienti che venivano in visita per me per altre cose, per filler, per laser, e nell'anamnesi risultavano portatrici di protesi mammarie che mi dicevano essere garantite a vita. Alla risonanza magnetica la protesi si rivelava rotta e ho dovuto sostituire la protesi, a volte anche con un lavoro molto importante a livello della capsula, perché una volta che il gel è fuoriuscito l'intervento è molto più complesso. E questo effettivamente fa parte dei discorsi della French Touch, dove la chirurgia estetica deve essere comunque una chirurgia in assoluta sicurezza e dove si sceglie sempre la tecnica la più naturale e la più olistica rispetto al corpo umano. Tra le foto abbiamo visto un seno molto alla francese, come si suol dire. Ecco, adesso ce lo mandano, questo qui, che in effetti sembra un seno proprio naturale. Esatto, invece come dicevo è un seno dove è stato utilizzato una protesi, queste protesi moderne, dove il gel è molto, molto fluido e quindi mima molto
il seno stesso, la ghiandola mammaria. A volte si può anche appunto utilizzare un po' di tessuto adiposo per ancora mascherare ancora di più la protesi. Dottor Giovannini, io le voglio fare i complimenti. Dalle foto che ho visto, i risultati sono veramente ottimi e devo dire fatto in maniera proprio naturale. Non sembra che le foto delle donne che lei ci ha portato abbiano una chirurgia estetica, una chirurgia addosso, ma sembra proprio che naturalmente siano così, così belle. Sì, Complimenti, dottore. infatti questo è un po' tra virgolette, il problema della French Touch, che purtroppo il passaparola funziona malissimo perché essendo comunque un risultato molto naturale, Non è spesso le pazienti non dicono visibile. di essere operate e bisogna andare Certo. quasi a indovinare che si è operati. Dall'altro lato permette anche una fidelizzazione ai pazienti. Io ho pazienti che ho operato in Francia che vengono ancora in Italia a seguirmi proprio perché questo discorso di fare un abito simile al paziente fa che poi il paziente resta molto legato al chirurgo che si è occupato di lui o di lei, in caso sia uomo o donna. Io la ringrazio, dottor Giovannini, per essere stato con noi questa sera. Grazie. Grazie a lei e grazie a tutti voi per avermi seguito, sperando di vedervi prossimamente a Milano. Arrivederci e buona serata. Arrivederci, dottore. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.